Da tempo si è instaurato un bel rapporto di amicizia con i ragazzi della fattoria sociale Rurabilandia e con i detenuti del carcere Castrogno di Teramo, i quali partecipano sempre più numerosi alle varie iniziative che si svolgono nella prima fattoria sociale d'Abruzzo. Vi parliamo oggi di un progetto molto importante, giunto alla sua quarta edizione, il progetto di raccolta delle olive per l'olio della solidarietà. E sì, anche quest'anno a Rurabilandia, prima fattoria sociale d'Abruzzo, ha riscosso grande successo la quarta edizione di Olio per la Solidarietà. I ragazzi della struttura sono stati impegnati nella raccolta delle olive insieme ai detenuti della casa circondariale di Castrogno di Teramo, che anche quest'anno sono stati autorizzati alla partecipazione dell'iniziativa da parte della Direzione Generale per gli Istituti di Pena. Quattro ragazzi non normalmente abili e quattro detenuti insieme a due operatori delle cooperative sociali che hanno assistito e hanno partecipato ai lavori. Maria Fortunato, sociologa di Rurabilandia. Quindi grande successo anche quest'anno per la quarta edizione dell'Olio della Solidarietà, che ha visto impegnati i ragazzi della fattoria sociale Rurabilandia e alcuni detenuti del carcere Castrogno di Teramo. Sì, continuiamo noi con questa esperienza, che è un'esperienza sicuramente interessante sia per i nostri ragazzi che per i detenuti. Ormai alcuni di loro sono tornati più di una volta e quindi si è creata una grande armonia, una grande collaborazione, e speriamo, insomma, che questo possa servire non solo ai detenuti ma a tutti quanti noi. Ormai sono diversi anni che va avanti questa raccolta delle olive per l'olio della solidarietà, sono quattro edizioni. Sì, siamo alla quarta edizione, speriamo, insomma, di portarla avanti ancora per molto tempo, perché i contributi sono tanti e quindi ci sentiamo tutti quanti coinvolti per dare comunque una speranza e una possibilità a tutti quanti. Il prodotto finale è l'olio extravergine d'oliva biologico con il marchio Rurabilandia, che verrà commercializzato nella rete di acquisto solidale offerto alle altre strutture che si occupano di assistenza a minori e disabili e commercializzato all'interno di Rurabilandia. Una iniziativa davvero bella, ci spiega il direttore dell'Istituto Penitenziario di Teramo, Stefano Liberatore. Ormai sono davvero tante le iniziative che voi svolgete in stretta collaborazione con la fattoria sociale Rurabilandia, quindi anche quest'anno possiamo parlare del successo ottenuto per la quarta edizione della raccolta di olive per l'olio della solidarietà. Io è un anno e mezzo che mi trovo a Teramo e quindi ho ereditato questa bellissima iniziativa che mi sembra duri già da diverso tempo, come ha detto lei. Non posso fare altro che mantenerla e renderla sempre più interessante anche per gli anni a venire. Perché, ripeto, il contributo che il carcere, la struttura carceraria, in un momento storico importantissimo, in cui si sta anche evolvendo dal punto di vista della pena, che riesce a dare un contributo significativo dal punto di vista della rieducazione, attraverso un connubio fondamentale tra detenuti e persone che lavorano nel sociale, ovviamente è un dato fondamentale per le finalità concrete che noi ci proponiamo di raggiungere in ambito istituzionale, per non considerare poi il fatto che le modifiche in melius della loro personalità non possono fare altro che tradursi non solo in positività per loro stessi ma anche per la collettività. Iniziative che proseguiranno anche in futuro, quindi? Indubbiamente, io mi auguro che ci sia sempre questo apporto favorevole, positivo, anche perché finché esistono persone interessate tra i miei collaboratori, cito una per tutte, il signor Cantoro Domenico, che è una persona squisita, lavora proprio nel sociale con abnegazione e poi anche nell'ambito istituzionale, finché ci sono queste persone che sentono da vicino il concetto di risocializzazione, perché magari ci credono e fanno in modo che possa avvicinarsi una realtà così difficile come quella del penitenziario in un ambito come quello di Rurabilandia, che io ho apprezzato già da qualche anno a questa parte, non possono essere che positivi risultati. Il ricavato servirà per finanziare altri progetti benefici, tra cui l'implementazione dell'oliveto, che sarà esteso dagli attuali 5 ettari a 10, l'erogazione di borse di studio ad orfane povere e l'organizzazione di una festa durante le festività natalizie per i ragazzi ospitati nelle strutture protette abruzzesi. Ancora una volta quindi disabili e detenuti hanno lavorato fianco a fianco con un solo obiettivo: fare del bene al prossimo.
Ci vediamo martedì per l'ultima puntata di Conoscere Rurabilandia. Tante sorprese e tante belle storie ancora. Che ci far piangere chi mi urlo, tu vuoi stress di dare a casciotte.